Cicciaro, un cicinin de sport. Benvenuti amici di Varesotto alla 12ª puntata di Cicciaro Moncicini in the Sport. Oggi Claudio siamo in trasferta alla gasolinera di Varese per la festa delle donne biancorosse. Claudio, io direi che oggi ci rivediamo i compiti. Gli ometti sono miei e le donne per la tua gioia tutti tuoi. Mi hai dato una bella responsabilità. Gli ometti te li lascio volentieri, anche perché ci sono dei bei ragazzi qua stasera, sicuramente. E io mi sento gasolineria, cioè un po' con le donne, speriamo che non scappino, vedendo Ah, me. non lo so, vediamo quante riuscirai a sedurle col tuo fascino. Direi nessuna, possiamo, però almeno che si fanno ce lo intervistare. Andiamo e vediamo, eh. Andiamo, dai, andiamo Claudio, vai. Siamo qui con il team manager del Varese Calcio, il signor Papini, a cui vorrei rivolgere una domanda specifica. Cosa rappresentano le donne biancorosse nel Varese? Tutto. Perché sono le donne che portano avanti, che vi fanno correre, insomma. No, perché intanto le donne sono la cosa più bella che c'è. No, mi stava dicendo con lui, mi stavo stringendo troppo. Non sono Poi una donna. senti un po' loro che loro con le donne sono un po' più afferrati di me. Infatti chiediamo anche a Zecchin e al portiere Bressan cosa ne pensano di questa serata. Ma la prima serata con le donne biancorosse l'avevo fatta 5 anni fa, appena arrivato dal Grosseto, quindi adesso è la seconda volta, le vedo più numerose, quindi vuol dire che abbiamo fatto un buon lavoro e anche loro danno la loro buona partecipazione ogni sabato o domenica che sia, quindi fa molto piacere. Poi le donne sono sempre donne, insomma. Ma dai, è una bella serata, poi comunque un tocco di rosa in un calcio comunque sempre maschile fa sempre bene all'occhio e bene comunque anche al calcio. Yvonne, perché questa serata? Questa serata perché vuole essere un abbraccio virtuale a tutta la squadra, perché questo girone di andata non è stato bellissimo e secondo me la squadra, questi ragazzi hanno bisogno di sentire anche il tifo femminile, un tifo tutto rosa. Non ci sono solo uomini che tifano, ma ci sono anche le donne. E questo è voler far sentire ai ragazzi che noi ci siamo. Tant'è vero che quando hanno saputo che c'era la cena della donna biancorossa, domenica cosa non hanno fatto? Hanno giocato con una grinta, in un modo talmente sanguigno, si può dire così, Sì, che si mi è può dire. piaciuto da morire. Questo è il Varese che voglio e devono continuare. E deve esserci così anche con Cesena. E deve essere, soprattutto dobbiamo portare a casa dei punti. Ecco, andiamo, mi presenti tu intanto lei è Licia Bottoglia. Licia Bottoglia, il Varese per te rappresenta qualcosa di bello. Sì, perché comunque mio figlio ci teneva un sacco, gli piaceva un sacco, si divertiva, è uno sport magnifico e quindi uno sprint in più. Hai trovato qui, diciamo, una famiglia, una seconda famiglia. Certo, davvero tanto. Ecco, queste donne ti stanno appunto aiutando e confortando in questo difficile momento. Certo che sì, moltissimo. Cioè, questo dobbiamo ringraziare moltissimo l'ideatrice di Bonn. Certo, Ivo. Non ho ancora fatto molto, però il pensiero c'era, c'è sempre stato e vediamo di concretizzare qualcosa perché io sono una donna pratica. Non solo parole, ma Anche anche fatti, bisogna concretizzare qualcosa. fatti.
Un'altra super tifosa biancorossa. Perché sei venuta questa sera? Così? Per la Yvonne e per questa manifestazione che ci tiene tanto la Yvonne. Ecco, per te il Varese è il Varese nel cuore. Il Varese nel cuore, i miei figli hanno giocato al Varese. Ok, Forza Varese. Forza Varese. Claudio, io voglio capire una cosa, perché c'è stato il fuggi generale nel momento delle donne quando tu hai preso in mano il microfono? No. Perché sono buona, perché la luce ci acceca, vengono fuori tutti i difetti. Ecco. No, però devo dire una cosa, sono scappate tutte, però le mie due preferite sono rimaste. È vero, siamo qua. Adesso poi che siamo accecate. Ecco, siete pubblicamente, io dico che le due preferite, Maruska e Yvonne, sono le mie due. Io Veruska, la Stefania, dopo andiamo dalla Stefania. Domandina, tu che sei una varesotta doc, una biancorossa dentro, perché questa sei venuta questa sera? Per la squadra, perché noi ci crediamo. E secondo te la donna biancorossa cosa può dare in più al tifo? Tutto, non mi senti mai quando sento in giro. Vai. Ma no, tutto, è una nota di colore, una nota... cioè siamo più passionali secondo me, proprio più amore quando cioè è qualcosa, sti ragazzi qua, non dico che potrebbero essere miei figli perché non sono così vecchia, però una zia giovane, un qualcosa in cui veramente comunque ci credo, cioè è una cosa strana, ma mi sono veramente innamorata del Varese, non dei ragazzi del Varese, il Varese, la squadra, il calcio, logicamente... C'è chi resta, c'è chi va, ci sono le bandiere, speriamo che qualcuno resti e che non vada via, però è un amore incondizionato e a prescindere, che si vinca o si perda non mi interessa, io il Varese lo amo. Ma... Fra tutti c'è una bandiera, che è Silvio Papini. Sì, ecco, forse sì, è vero, la bandiera è lui, no, è vero, hai ragione, la bandiera è Papini. Cosa perché dici? No, è vero, ha ragione. Senza il Papo io non andrei più a vedere il Varese. No, il Papini è il Papini, è vero. Una sicurezza, una garanzia, non so come spiegarlo. È la serietà. Sì. La serietà che Infatti è una squadra... È un simbolo. Cioè proprio, non lo so, forse perché è una delle prime persone che ho conosciuto le prime volte che venivo allo stadio. E quello che mi ha dato questa squadra, che non ho... vabbè, tralasciando che comunque prima non ero mai stata a vedere... Cioè io non ho mai tifato nessun'altra squadra che non sia il nostro Varese. Però mi sono proprio sentita in famiglia, cioè lo stadio, il baretto, non loro. Sono andata con due persone e conosco tutta la tribuna, conosco gente della curva. Finita la partita c'è proprio il terzo tempo che ci incontriamo, ci sentiamo su Facebook. No, è qualcosa che secondo me, perdonatemi, ma un Inter o una Juve non ti potrò mai dare. Un'altra sensazione bellissima è quando i giocatori, la tua squadra entra in campo, vedi questi ragazzi e ti si stringe il cuore. Hai voglia di essere lì, cioè sei lì per loro e la cosa è bellissima, mi si stringe il cuore, come se fossero figli, fratelli, non lo so, dicono qua i nipoti, non lo so, per me sono i ragazzi del cuore. Vi lasciamo come al solito a dei piccoli consigli per acquisti. A dopo. La CMC Consulting Marketing Communication offre assistenza in contenziosi di primo livello, pratiche peritali in settori legno e arredo di interni e organizzazione aziendale in marketing e comunicazione. Per ulteriori informazioni consultate la nostra pagina Facebook. Siamo
qui con il bomber del Varese, Leonardo Pavoletti, a cui voglio rivolgere una domanda prima di chiedergli cosa pensi di questa serata delle donne biancorosse. Cos'è successo domenica con quel rigore? Diciamo che non è andata bene, io ce l'avevo messa tutta come sempre, avrei voluto fare gol, ma sai, il rigore a volte, soprattutto a fine partita, non hai la lucidità di metterla nell'angolo giusto, insomma è stato anche bravo il portiere che l'ha parato. E sicuramente, almeno credo da donna, che anche il campo non sia stato d'aiuto, perché sembrava più un campo da rugby che da calcio. Sì, sì, ora non bisogna trovare alibi, però sicuramente avevo pensato di non tirarla bassa perché magari il fango l'avrebbe fermata, quindi ho cercato di alzarla il più possibile, non sono riuscita a alzarla in alto e il portiere, insomma, era lungo e l'ha parato. Bello alto. Niente, speriamo di rifarci domenica col Cesena. Sì, sì, speriamo. Dobbiamo tornare alla vittoria, che è la cosa più importante, poi chi segnerà va bene, tanto noi siamo un bel gruppo, siamo affiatati, quindi si scende in campo sempre per i tre punti, poi chi segna e chi fa la giocata importante non importa. E invece di questa serata, di tutte queste donne biancorosse, cosa ne pensi? No, bellissimo, sono contento di essere qui, insomma, quando ci sono tante donne fa sempre piacere, poi le donne tifose hanno un calore anche particolare, quindi sarà una bella scena, sono sicuro. Siamo qui con Ezio Macchi, il fotografo ufficiale dei tifosi biancorossi, e chiedo anche a lui cosa ne pensa di questa serata delle donne biancorosse. È una festa che fanno tutti gli anni le donne biancorosse, che sono il lato più bello della tifoseria, chiaramente. È una festa organizzata da Livonne Rosa, che è la presidentessa, e che ci mette tanto impegno sia nel tifo, nella presenza costante allo stadio, e niente, sarà senz'altro una bella festa. E quindi lei avrà la gioia di fotografare tutte le donne biancorosse. Di fotografare tante belle donne biancorosse. Prima ho fatto una gaffa, ho detto siete solo due donne nel mio cuore nel Varese, era la Verusca ed era la Yvonne, e poi mi sono dimenticato della mia Morandina, ti chiedo scusa, ma fai parte anche tu del cuore biancorosso? Assolutamente, cioè il cuore, nostro cuore è nel Varese e guai, tutte le volte siamo sempre molto tristi quando magari le cose non vanno bene, come siamo felici quando le cose vanno bene. Sempre forza Varese e il nostro cuore è nel Varese. Tu sei venuta qui questa sera per dare anche tu un incoraggiamento alla squadra? Eh certo, noi la squadra si ama sia quando va bene che quando va meno bene, anzi a maggior ragione quando ci sono dei momenti un pochettino di incertezza bisogna essere forti e dire forza Varese, bravi ragazzi, continuate così, andate avanti, impegnatevi perché assolutamente noi crediamo in voi. Ok, grazie mille. Forza Varese. Siete tifosissime donne? Tifosissime, facciamo trasferte, seguiamo sempre, sia con neve che con acqua, il Varese, speriamo che vada bene. Dove siete andate? Tutte le trasferte avete fatto? Io ho fatto Latina, Bari, Empoli, Siena, Parma per la Coppa Italia, che è andata così, però è andata bene allo stesso. Insomma. Io lavoro proprio per il Varese, sono una steward, ho lavorato anche 3 anni in spogliatoi con ragazzi e sempre forza Varese. Senchia sentì una tusana biancorossa, te chiste del Varese? Purtroppo va mia tan bene, la sfortunata morì, porca bestia, non riesco mia vince ultimamente. Allora, per colpa di chi? Credo alla sfortuna, dai, dal tempo, una schifezza proprio, le sta il tempo, domenica. Domenica si è fermo. La mia gevulà. Sabato prossimo, vincio perché le belle tempo, basta acqua. C'è una roba, te chiedi un bacino al Papini? Salver lui. Allora diciamo un Papini per fare un bacino. Mo te che dai un bel bacino al Papini, Ma Galassi Russe? Sì, sì. Va bene. Dopo il tiro via, dai. Perché? Se è mia, dai. Paga la scabò. Paga la scabò. Paga la scabò.
sì, una crema manciata. Oh. Siamo qui con Damonte e Rodrigo Eli, a cui chiedo la stessa cosa che ho chiesto agli altri: cosa ne pensate di questa serata delle donne biancorosse, delle vostre tifose e anche delle vostre morose? Sì, è una bellissima serata, ora hanno preparato il buffet, adesso andiamo a mangiare. Diciamo che la parte più interessante qui è la buffata, che effettivamente inizia a farsi sentire l'acquolina in bocca. È bello anche perché siamo vicini ai nostri tifosi, anche alle tifose donne, quindi è bello anche per le nostre compagne che conoscono le tifoserie dei Varesi. Siete pronti? Non mangiate troppo, perché vi ricordiamo che sabato avete la partita col Cesena e non possiamo fare la gaffa che abbiamo fatto domenica, contro il Novara, ragazzi, mi raccomando. Quindi stasera ci abbuffiamo e domani subito allenamento. Assolutamente, domani ci rimettiamo sotto con gli allenamenti. Serata delle donne biancorosse. Claudio, io il mio compito l'ho portato avanti, io i miei ometti li ho intervistati, te non lo so, ho visto che c'è stato un po' un fuggi fuggi sulle donne. Ma c'è stato fuggi fuggi, loro l'ho detto per colpa della luce, non so se è vero o meno, però so che tu hai preso uno degli uomini più affascinanti che il Varese ha, l'ha detto stampa. Fagli qualche... Esatto, a cui voglio rivolgere subito, siamo qua appunto con Michele Marocco, del comunicato stampa e addetto stampa e comunicazione del Varese Calcio. Com'è stata questa serata, che impressione le ha dato? Ma direi decisamente positiva, perché insomma il Varese ha sempre bisogno di tipo, di tifosi. Poi noi da OMT, insomma, se le tifose sono anche donne, non disdegniamo, per noi la donna che parla di calcio va bene, non la lasciamo a casa. Quindi direi una bella serata che fa vedere comunque come si voglia bene al Varese, come ci sia il legame per il Varese. Esatto, direi che infatti poi si sa, le donne, come ho già detto anche prima, tirano avanti un po' e vi incoraggiano sia i giocatori che voi che lavorate nel calcio e tutte le equip. Quindi ben vengano le donne biancorosse e noi chiudiamo qua questa puntata e ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti, amici di Varesotto. Ciao.